All'ombra del Duomo Antonelliano e del Battistero si trova la piccola e raccolta chiesetta di San Giovanni Decollato, detta Ad Fontes. La chiesa al suo interno si presenta come una semplice aula che con un'unica velatura poggia su quattro pilastri granitici che sorreggono un baldacchino che copre l'altar maggiore, posto davanti allo splendido coro ligneo. Alcuni altari laterali completano l'aula, come quello della Madonna di Caravaggio o quello dello splendido Crocifisso. La chiesa, costruita nel 1635, è da sempre sede della Confraternita di San Giovanni Decollato, fondata nel XVI secolo e che dal 1579 ha il diritto, per concessione del marchese del Monferrato, Ottavio Farnese, di assistere e provvedere alla sepoltura dei condannati a morte. Il privilegio viene ampliato concedendo ai confratelli di salvare un condannato all'anno, in occasione della festa di San Giovanni. Viene anche costruita accanto alla chiesa la cappella per la sepoltura dei giustiziati, che prima venivano sepolti in uno piccolo spazio accanto al battistero. Qui in memoria resta l'antichissima buca per le offerte, sovrastata da una piccola nicchia, ove perennemente ardeva un lume mentre la scritta, ancora in parte leggibile, dice: Limosina per coloro che sono stati cancellati dalla giustizia dal libro della vita. All'interno della chiesa sono conservati alcuni reperti di quelli che furono gli strumenti usati dai confratelli durante lo svolgimento del loro triste compito, quali le maschere, che poste davanti al viso del condannato permettevano di vedere solo immagini sacre e nel contempo di nascondere loro la vista del patibolo che si avvicinava. Vi sono pure conservati il registro dei condannati riportanti i nomi, l'età e i crimini commessi, stampe e fotografie del costume della confraternita. Il modello del carro con cui i condannati venivano condotti a morte e i vari decreti reali relativi alla confraternita. La confraternita conobbe una fase di declino nel 1739, quando, passando per Novara e Savoia, a loro fu concesso di assistere e seppellire, ma non più di liberare i condannati. Oggi la Chiesa, muta testimone di quegli oscuri tempi, resta silenziosa, un poco in disparte nel cuore della città, avvolta nella sua ombra di mistero.